Ciao a tutti, in questo video voglio farvi vedere come si mettono le marce ai servizi di questo Fendt 415. È stato prodotto a partire dal 2006 fino al 2012 e monta un motore 4 cilindri turbo intercooler da 4 litri per una potenza di 150 cavalli e un peso di circa 57 quintali. Bene, spero capirete la mia emozione nel fare finalmente un test drive di un Fendt, quindi spero di ricordarmi davvero tutto perché anche qui sono tante tante cose. Infatti, prima di cominciare, mi sono fatto dare il manuale uso e manutenzione che in caso di necessità è qua. Benissimo, adesso accendiamo il trattore e cominciamo. Allora, sulla sinistra troviamo questa leva che ci permetterà, se è tirata su a metà corsa, di regolare la profondità del volante, mentre invece se tirata su fino in fondo, di regolare l'inclinazione. E troveremo poi questo interruttore arancione che ci permetterà di scegliere la direzione del trattore in avanti oppure indietro. Troviamo poi quest'altra leva multifunzionale che ci permetterà di comandare le frecce, il clacson, il tergi lunotto anteriore e anche i fanali. Sulla sinistra troviamo poi questi comandi che ci permetteranno di accendere la ventilazione di questo blocco. Adesso sono spenti, questa è la velocità delle ventole, infatti si sente l'aria che esce, e poi potremo decidere anche la loro direzione con queste altre due manopole. Troviamo poi questi pulsanti, questo pulsante ci permetterà di accendere le quattro frecce, mentre questo di accendere dei fanali, mentre invece con quest'altro pulsante ci permetterà, premendolo, di resettare le impostazioni che potremo tarare del cambio. Cioè, da quello che mi è sembrato di capire dal manuale, è una specie di riporta le impostazioni a quelle di fabbrica, più o meno, comunque ha delle impostazioni base. Con questi comandi, questi pulsanti, scusate, ci possiamo muovere all'interno del menu del display a cristalli liquidi, mentre invece con questi altri pulsanti verdi potremo determinare che cosa visualizzare, se la velocità dei giri del motore, della presa di forza anteriore e posteriore, i chilometri orari o i chilometri orari dal radar. E questa è la chiave di accensione. Bene, fino qua mi sembra di avervi detto tutto. E sulla sinistra poi, in fianco al sedile, troviamo questa leva che è la leva del freno a mano. Allora, cosa troviamo a destra? A destra troviamo questi comandi che sono i comandi della climatizzazione qua sopra. Con questo accenderemo il clima e determineremo la sua temperatura, con questa la velocità delle ventole, mentre invece con questa se fare il ricircolo dei gas, scusate, se c'è il ricircolo dell'aria in cabina oppure se prendere l'aria dall'esterno. Con questi interruttori accenderemo le luci di lavoro anteriori e posteriori. Con questo accenderemo il tergilunotto posteriore, con questo il lampeggiante, mentre invece con questi pulsanti accenderemo e attaccheremo e staccheremo la batteria, mentre invece questa è la radio. Poi dopo, cosa troviamo? Troviamo il terminale vario con il quale potremo determinare varie funzioni, dalla memoria dei giri motore alla temporizzazione dei distributori, insomma tantissime tantissime davvero funzioni aggiuntive. Su questa console di comando a destra troviamo allora questi due pulsanti che ci permetteranno di innestare la doppia trazione sempre oppure con questo che sia innestata in maniera automatica, quindi vuol dire che si disattiverà sopra una certa velocità e sopra un determinato angolo di sterzo, che mi sembra fossero 15 gradi.
Con questo pulsante bloccheremo in maniera totale i differenziali, mentre invece in questa maniera sono a inserimento e disinserimento automatico con gli stessi parametri di velocità e di angolo dello sterzo. Con questi due pulsanti potremo bloccare la sospensione anteriore, il ponte anteriore, oppure attivarla come adesso. Mentre invece con questi due pulsanti potremo selezionare, memorizzare e selezionare due velocità di lavoro. Con questi quattro pulsanti selezioneremo la velocità della presa di forza posteriore, adesso è 0, può essere 540, 1000 o 540 economica. Mentre invece con questi altri due pulsanti, allora, con questo pulsante qui potremo invertire i distributori che sono presenti sulla leva croce e sulla cloche, perché adesso sulla leva, sulla cloche sono presenti i distributori verde e rosso, mentre invece sulla leva croce quelli blu e giallo. Premendo questo pulsante li scambiamo. Mentre invece con questo pulsante potremo sbloccare o sbloccare i distributori idraulici. Adesso che la spia è accesa sono bloccati. Adesso sono sbloccati. Questa ghiera ci permetterà invece di comandare l'acceleratore a mano. Mentre invece con questo pulsante ci permetterà di accendere i fanali superiori. Troviamo poi degli altri comandi. Allora, questi sono i comandi dei sollevatori. Questo è il comando del sollevatore anteriore. Con questa manopola determineremo la profondità del sollevatore, mentre invece con questo pulsante a bilanciere decideremo se abbassarlo o sollevare. La stessa cosa vale anche per quello posteriore, profondità e per abbassare e ad alzare. Dopo ci sono degli altri comandi. Cosa sono? Allora, questo è il pulsante per accendere la presa di forza posteriore, questo è per accenderla in maniera automatica. Con questo pulsante invece il sollevatore anteriore si comporterà in maniera flottante, mentre invece in questa maniera, premendo questo pulsante, il sollevatore anteriore si comporterà in maniera automatica. Come per il sollevatore anteriore, anche per quello posteriore, con questo pulsante accendiamo la presa di forza posteriore, con questo l'accendiamo in maniera automatica. Con questo pulsante abbiamo un abbassamento rapido del sollevatore, da quello che mi sembra di ricordare sul manuale, premendo entrambi i pulsanti abbassamento e questo, il sollevatore va in modalità flottante fin tanto che non lo teniamo premuti in contemporanea. Con questo pulsante il sollevatore arriva all'altezza massima impostata, mentre invece con questo si imposta il sollevatore in maniera automatica. Allora, eccoci qua sulla nostra leva, sul nostro centro di comando del trattore. Allora, come abbiamo detto, con questa leva a croce comanderemo due distributori idraulici. Se noi spingiamo questa leva a croce fino in fondo, in avanti, il distributore giallo sarà in posizione di flottante. E la stessa cosa succede al distributore blu se noi lo spostiamo verso sinistra fino a superare un determinato scattino, sarà in posizione di flottante, altrimenti sarà in sollevamento e abbassamento in maniera classica. Dunque, con questa cloche possiamo comandare davvero una grande quantità di funzioni. Allora, partiamo dai pulsanti che vediamo. Come dicevo, con questi pulsanti possiamo comandare due distributori idraulici e se premiamo contemporaneamente la parte superiore di questo tasto a bilanciere che comanda il distributore con questo pulsante, il distributore andrà in flottante. La stessa cosa vale per il distributore verde. Con questo pulsante bilanciere e con questi altri due invece comanderemo il sollevatore posteriore e anteriore.
nel senso che le funzioni automatiche di cui vi parlavo prima, della presa di forza del sollevatore, ad esempio, se io le imposto e premo il tasto Go, automaticamente il sollevatore si abbasserà e accenderà la presa di forza, mentre invece se io premerò il tasto End, il sollevatore tornerà verso l'alto e spegnerà la presa di forza. Se io premuto contemporaneamente sia la presa di forza che il sollevatore automatico. Se invece, per dire il caso del sollevatore posteriore, io ho solo premuto il tasto sollevatore automatico, quando io premo il tasto Go il sollevatore andrà verso l'alto, quando io premo il tasto End il sollevatore andrà verso il basso. Se io voglio fermarlo nella sua corsa verso l'alto o verso il basso, premo questo tasto rosso. La stessa cosa aggiungendo anche magari la funzione della presa di forza, quindi sollevatore automatico e presa di forza automatica. Quando io premo Go, il sollevatore si abbasserà e accenderà la presa di forza. Quando io premo il tasto End, il sollevatore si alzerà e spegnerà la presa di forza. Una funzione davvero, davvero molto comoda. Sulla cloche poi possiamo comandare anche il funzionamento, l'avanzamento e il funzionamento del cambio del trattore. Allora, qui a sinistra, non so se riesco a farvelo vedere, allora vediamo se riesco girando la testa, troviamo insomma, questo interruttore a quattro scatti, adesso è nello scatto numero 1, 2, 3 o 4. Con questi scatti determineremo la velocità con il quale il cambio raggiungerà ad esempio la velocità massima di cruise impostata, oppure l'aggressività con il quale il trattore farà l'inversione. E tutto, ripeto, tramite questo interruttore. In base alla sua posizione, il trattore si comporterà in una maniera più aggressiva oppure più dolce. Per cambiare il senso di... Adesso io premo il pedale dell'acceleratore, ho selezionato la retromarcia. Per vado invece andare avanti tramite la cloche, cosa faccio? Premo un tasto di consenso posteriore, porto la leva a sinistra e automaticamente il trattore andrà in avanti. Stessa cosa vale in retromarcia. Io adesso premo il tasto di consenso posteriore e sposto la leva a sinistra, il trattore rallenterà fino a poi progressivamente andare in retromarcia. E questo molto molto velocemente perché abbiamo messo l'aggressività più bassa. Se tolgo il pedale dall'acceleratore, il trattore si ferma. Mentre invece, adesso proviamo ad andare un pochettino indietro, mentre invece per impostare la velocità cruise, come si fa? Allora, adesso noi per comodità io vado avanti. Io adesso con il pedale sto facendo una velocità, porto la leva verso destra, posso togliere il pedale dall'acceleratore che il trattore sta muovendo con l'ultima velocità che io gli avevo detto aveva quando io ho impostato la velocità cruise. Se io porto di nuovo la leva di nuovo verso destra, il cruise si disinserisce. E torniamo indietro un pochino. Le funzioni che abbiamo visto fino adesso per andare avanti e indietro le facevamo tramite il pedale dell'acceleratore, però si può andare avanti e indietro e progredire di velocità anche solo tramite esclusivamente la leva. Allora cosa bisogna fare? Bisogna disinserire il comando a pedale dell'acceleratore premendo questo tasto bilanciere indietro e adesso per dire io voglio andare in retromarcia o scusate oppure voglio andare in avanti adesso vediamo quindi premo il tasto di consenso porto la leva in avanti e il trattore progressivamente aumenterà di velocità. Quando io mollerò la leva, il trattore rimarrà nella velocità alla quale io ho mollato la leva. E il pedale dell'acceleratore si comporta come un pedale dell'acceleratore classico, nel senso che aumenterà semplicemente i giri del motore. Sentite?
Per rallentare porto la leva indietro e il trattore rallenterà fino a fermarsi, fino a poi dopo, premendo il pulsante di consenso, portando la leva indietro, innestare la retromarcia. Più io tengo la leva indietro, più il trattore aumenterà la velocità di retromarcia e, ripeto, i giri li sto facendo con l'acceleratore, col pedale dell'acceleratore, niente che provesse. Progressivamente aumento sempre la velocità di retromarcia. Se io voglio diminuirla, porto la leva in avanti e il trattore progressivamente rallenterà. Premendo poi il pulsante di consenso e portando la leva in avanti, il trattore andrà in avanzamento. Spero di essermi spiegato, ma è una funzione davvero semplicissima. Per ritornare con il controllo a pedale si preme questo pulsante bilanciere in avanti ed ecco che avremo impostato di nuovo il controllo della velocità del trattore a piede. Con questo pulsante ci permetterà di mettere il cambio in folle, adesso il cambio è in avanti, se io lo premo il trattore è in folle. Con quest'altro pulsante invece potremo scegliere in quale gamma di lavoro lavorare. Ne ha due. La prima gamma ci permetterà di fare lavori sotto sforzo. La seconda gamma invece ci permetterà di fare i lavori di trasporto. Con questo manettino potremo selezionare praticamente come la corsa del pedale, nel senso che adesso è massimo, quindi quando io premo il pedale fino in fondo il trattore raggiungerà la velocità massima. Se invece io magari lo porto fino alla fine o comunque magari appena appena più avanti e premo il pedale fino in fondo, il trattore più veloce di così non sta andando. Se io poi dopo, se io invece aumento questo tipo, questa corsa, il trattore andrà più veloce, quindi adesso io sono in retromarcia col pedale schiacciato fino in fondo. Se io l'aumento gradualmente, il trattore aumenterà, come potete vedere. Ci sono poi questi tre pulsanti. Allora, questo pulsante arancione ci permetterà di richiamare il regime memorizzato più basso, mentre invece quest'altro pulsante ci permetterà di richiamare il regime memorizzato più alto. Con questo pulsante centrale, con scritto Variety EMS, avremo abilitata la gestione del motore, insomma, che cercherà di far dialogare, che praticamente farà di dialogare costantemente motore e cambio, in modo tale che il trattore lavori nel miglior modo possibile. Benissimo, quanta roba! Spero davvero di essere stato chiaro, soprattutto per quanto riguarda i comandi della leva, della cloche, scusate, il pulsante delle gambe, il folle, la corsa del pedale, una definizione che ho dato io, ecco, però spero in movimento di essere riuscito a farvi capire. Però è davvero una gran bella macchina, l'avevo provata quest'estate, ho fatto due giri con una Volt, è davvero bellissima. E niente, dai, andiamo a fare un giretto in strada, accendiamo il lampeggiante. Avanti, avanti, andiamo. Ah, è un trattore di una dolcezza e di una progressione, incredibile. Ah, ringrazio l'azienda agricola Tibaldi per avermi dato questa possibilità di poter fare il video finalmente sul mio primo Fendt. Dal video sicuramente non rende, ma la fluidità con la quale siamo arrivati a 42 all'ora è una cosa che fino adesso non avevo ancora provato. No, è davvero spettacolare. Ecco, poi per essere un trattore prodotto dal 2006 al 2012
rispetto a molti altri concorrenti con la trasmissione a variazione continua che ho potuto provare fino adesso, anche concorrenti, cioè anche trasmissioni più recenti di questa, questo davvero lascia il segno, ecco, cioè. Benissimo, io ho finito, la macchina mi è piaciuta un sacco, spero sia piaciuta anche a voi e se ho sbagliato o dimenticato qualcosa mi raccomando fatemelo sapere, perché sono sicuro che ci sarà qualcuno che su queste macchine è molto più pratico di me. E se volete vedere altri video di questo tipo iscrivetevi, commentate e lasciate un like, perché presto ce ne saranno di nuove. Alla prossima!